cosplay finito male. Vai, proviamo. Voglio vedere come questo video mi ispira a cosplay finito male. Help. Telecamera. Vi dimostro di nuovo come vincere senza alcun problema questa fantastica challenge. Sapete che dovrebbe essere tipo un prova a non ridere in teoria, però sono campione mondiale delle prove a non ridere. Infatti a sta botta mi... Io perdo sempre. Sento così sicuro di me, ma così sicuro di me, ragazzi, che a ogni botta che rido bevo un po' d'acqua, perché mi devo idratare. Questa in realtà è tutta una scusa perché non bevo abbastanza. Ah sì, oggi sarò così idratato. Invito anche voi per ogni... No, ragazzi, non sto a fare la bet, perché secondo me non è proprio un prova a non ridere, dai. Ogni risata, a bere dell'acqua, promuoviamo le buone abitudini. Your dream girl or infinite V-Bucks? I wish I had my dream girl. What? How old are you? I'm 11. You're 11 and you're worried about your dream girl? You're too young. Yeah, bro, but your mom's getting old. Sì, ma tua madre sta invecchiando. Epico. Allora, epico. Aspettate un attimo, questo era più da piangere per lui piuttosto che ridere, non lo so, Però effettivamente qua il nostro amico dovrebbe sbrigarsi, che qua la situazione sta un pochetto, non lo so, scappando. Non abbiamo bisogno di parole. Ok. Bello il cosplay da tubetto di senape. No, regà, no, non ci... No. Questa è una prova a non ridere, a queste cavolate non ci casco. Non ridere mai per una persona che c'ha l'aspetto di... Non lo so. Non è una risata, regà, non è una risata, va bene, per favore, non sto ridendo in quel modo. Io mi ci ho sentito, non piace. Ma voi non ho capito, sarebbe il contenitore della maionese oppure della senape in questo... Credo della senape. In caso. Mi ripa ridere soltanto a guardarlo, porco due. Che palle, no, raga, ma perché? Ora mi ricordo perché ho smesso di fare le prove a non ridere. Mi sa che Razzo non è molto bravo con le prove a non ridere. Che non so capace. Ok, forza, con questo sono letteralmente imbattibile. Attenzione, vediamo cosa sta facendo. Io ho la fortuna di avere dei parenti che mi portano sempre frutta dalle Filippine e non manca mai il dragon fruit. Sarei troppo curioso che sto giallo. Grazie per... Mi fa ridere. Ma perché ci sono i boomer? I boomer che fanno cose. Vada signora, vada, sta provando quello, la fatica che devono fare gli uomini ogni volta. Vai, vai. Oddio, la gente che non sa andare sugli uomini. Qualcuno aiuti la signora, tra un po' gli si svitano le rotule. Qualcuno le dia una mano. Guarda le cose così quanto mi fanno. Può qualcuno aiutare questa signora? Morire, raga. Oddio santo, raga, oggi sarò così idratato. Che bontà l'acqua, raga, l'H2O, fantastico. No, raga, io vi giuro, i video che iniziano con queste scale sono sempre i migliori. Sì, effettivamente è vero, ne ho visti anch'io un paio di perle che iniziamo. Per qualche motivo non c'è niente da dire. Vediamo, dai, forza. Che è tipo uno di quei giochi a premi? Da circo, non lo so, non mi veniva da dire. Giochi da fiera, tipo... Ok, vediamo. Non è una risata questa, ok, capiamoci. Ok, oh. No! Oh! Ha vinto. Ma poverino, stava bevendo il caffè. Beh, ma con quale probabilità capitava sta cosa? Ma pure tu. A parte grazie per i 14, palatino. Vabbè, va bene, qualcosa ha vinto, dai. Se vi posso dire una cosa, far perdere il caffè e creare un casino in uno di questi posti vale molto di più di qualsiasi peluche, ve lo dico, raga. Quindi personalmente sarei super soddisfatto. Raga, per tre palle, 40 P, che non so manco cosa... 40 P? 40 P? La valuta del tuo paese è un P. Snix, grazie per i tuoi 40 pisellate. 40 P. Sono decisamente 39 di troppo, mio Dio. Due gatti. 5 animal. Numero 5. Vediamo. Numero 4. Numero 3. Numero 2. Onorable mention. Vediamo la menzione onorabile. Non penso fosse un animale questo, ma numero cos'è? Uno. A me queste robe, ragazzi, non mi hanno mai fatto ridere. Le ho sempre viste e non mi ha mai fatto ridere queste qua, sinceramente. Anche perché non ho mai capito che cazzo volessero dire. Cioè, era robe a caso. Io non ho capito perché dovrebbe far ridere. Ma non ho capito perché. Ma da parte divertente, qual è? Io non l'ho mai capita sta cosa. Io... Ma non è che non ho parole. Tra l'altro ho pure riso da quel che ho... Sì, ho riso, maledizione. Che palle.
perché non sei della Z Generation? Ma che cazzo vuol dire? Mi vergogno di aver riso a questa cosa, raga, sul serio. È il treno, raga, è il treno che io sinceramente mi aspettavo più quel robot. Non so se avete presente quei cosi che premete e va... Sì, quello mi avrebbe fatto ridere, in effetti. Va sulle corsie, sulle rotaie. Invece no, che cavolo so, due moto, non ho capito. Amo la tua confidenza. Alexander's mom calls him the most perfect boy in the world. He's right. I love your confidence. When diagnosed with cancer. No! No, no! Il modo nel quale l'ha guardata! Raga, il side-eye sulla videocamera! Vabbè, almeno la mamma non gli ha... Io ti perdono tutto perché sei l'amore della mia vita, però il modo in cui l'hai detto I love your confidence sembrava quasi una presa per il culo, io te lo dico! No, perché... Cioè, lei ha detto, la mamma di Alex dice che è il bambino più perfetto del mondo, e lui ha detto... Ciro, ha ragione! Usati male dati, che ne ho ancora 1200. Però parlando di cancro... No, ma non è per quello! Non è per quello, è che lei l'ha guardato e gli ha detto, mi piace quanto ci credi, però il problema è che l'ha detto come se stesse dicendo, ma che cazzo di... Non penso lo volesse dire così, penso fosse affettiva la cosa, ma il risultato è stato molto strano. Gli ha detto cose su quando diventerà grande, pensate positivo. Circa, non lo so. Oddio santo, questa cosa è così pessima. Vabbè, però è Jennifer, quindi le perdoneremo anche un omicidio colposo, dai. Ha letteralmente distrutto questo bambino, non ci posso fare niente. Che palle, oggi mi finisco la bottiglia, anche se in realtà manco era piena, ma ne prendo un'altra. Una persona all'IKEA, suppongo, sì. Oh. Ok. Non riesce più a uscire. Cosa sta facendo? Ma di trio. Adesso si rilancia e sfonda il letto. Sicuro. Io ho paura che romperà qualcosa sicuro adesso, ma palese. Sfonda il letto, mio Dio. Sicuro. Ok. Questo è il suono del panico, questo è il suono del terrore, questo è il suono del corri, scappa, fuggi, c'è il Nemesis. Oh! Non ne ha rotta uno, raga, ha rotto tutto il letto. No, non ha rotto, ha staccato le assi, però... Vabbè, in un certo senso adesso sa quale letto non comprare. Se ci... Certo che è letto di merda, però se fai così si spacca tutto, madonna mia. Ma poi che quale cazzo di letto è che ha ancora le assi di legno? Schio, grazie per l'anno. Pensate, ma... Tra l'altro manco ci si è buttato così tanto forte quanto... Sì, esatto, veramente, cioè, porca troia. Ho fatto col primo, quindi... Cioè, io non so che cosa dirvi, raga. Ci stanno gli stuzzi cadenti alla base di sto letto, non lo so. Sì, ho capito, ma ha delle assi così. Cioè, porca troia, sembrano dei bastoncini. Cioè, almeno se ha delle assi di legno, delle assi che si allarghe almeno, non so, 10 centimetri. Cosa sono sti stuzzi cadenti? Spiegatemelo. Un fuoco d'artificio. Ok. Che viene messo sott'acqua. Va bene. Va bene. È una stronzata, ma va bene. Non so. Va bene. Sai che puoi vendere di tutto sull'app di Wallapop? Sì, è così che commercio esseri umani. Tipo quel soprammobile immobile. La... Il soprammobile, certo. Assistente vocale. E la 10 da collezione. La tua postazione da gamer. Gli organi interni dei tuoi parenti morti che conservi in frigorifero. E quel gioco con cui non giochi. Con Wallapop vendi di tutto e ci guadagni tanto. Scarica l'app di Wallapop. Ora provvedo. Oh, cazzata. È proprio un gatto bellissimo, non ho niente da dire. Anche io voglio avere un gatto così, regà. Assolutamente. Datemene uno, per favore. Regà, mi sapete dire se questo video è vero? Una ciotola. Ok. Sta cucinando qualcosa. Dove è andata? Dove è andata la ciotola? È letteralmente, regà, è l'ultimo, ma la ciotola che fine ha fatto? È finita nelle backrooms, mio Dio. Ma regà, è che secondo me la ciotola stessa fa parte degli ingredienti necessari per fare sto impasto, eh. Questa è semplicemente torta con pezzettini di ciotola, punto. Buona. Sta schiacciata per aggiungere un po' di calcio. Finalmente, finalmente qualcuno che spiega le cose, mio Dio. Ma questa conta come risata. Ah, fuck, conta come risata. Bevi, rapido, bevi. Finiamoci la bottiglia, regà. Calcio. Palese mi prende. No, ok. È rallentato. No!
il modo nel quale sto guardando la fotocamera. Ehi, piccola, ti va un po' di un po' di shish solo io e te? Distorsione della sua faccia alla fine è stupenda. Un quarto di bottiglia andato, passiamo alla prossima. State bevendo anche voi, suppongo, vero ragazzi? Bevete anche voi, mi raccomando. Ci piace idratarci. Allora, a questo qui, qualsiasi cosa accada, non riderò. Non me ne frega letteralmente niente. Toilet. Niente oil. Tette. Niente olio. Tette. Tette. Effettivamente un cartello con scritto tette, io lo seguirei. Tette. Tette. Giusto. Beh, quando leggi tette non ragioni più. Tette bisogna dare. Adesso, grazie per i tre. Regà, sono troppo forte per queste cose. Non cadrò a questi semplici e vili trucchetti da italiano medio. Punto. No, non si fa, non si ride, ecco. No, regà, ovviamente sono troppo al di sopra di questo tipo di umorismo, ok? Non posso perdere in questo caso. Sinceramente mi aspettavo una battuta sul petrolio degli Stati Uniti, però come al solito perché si ritorna alla stessa cosa. Ma perché petrolio e Stati Uniti? Che cazzo sta... Alle stesse due cose. Un gatto! Attenzione, cosa fa? Che carino! Oh, mio Dio. No! Non c'è un cazzo da fare. Le cose che esplodono sono più belle se sono piccole e pucciose. Ah, per... Oh! I gatti che esplodono non ce la faccio. Mi fa pure morire come tipo c'è quel suono per mezzo secondo quel... Oddio santo, no, io già mi sento male, raga, mi viene da sbrattare. Troppa acqua ho bevuto. Ah, che palle. Non sapevo che le rane facessero questo suono. È il cretino che si fa pungere. Ragazzi, perché questa rana è un gatto? Scusate. Perché questa rana è un gatto? C'è confusione, ha delle crisi bipolari, è schizofrenico. Have you not figured out that you've already been captured? Yeah. Dai, questo non è vero. Questo non è vero. Vata, grazie mille. Vata per le 5 subgiftate. Grazie mille di cuore, Vata. Grazie mille, Palatino. No, raga, questo non può essere vero. È venuta perché è una rana femmina, l'ha guardata e gli ha detto: hai capito che ti ho già catturato? Ed è venuta perché, ragazzi, è così. Le donne, quando le sequestri e le rapisci, loro si eccitano e... Hello there. È normale, è così, è... Ma cos'è stato? Credo mi prenderò una rana, sì. Quando ti viene quell'improvvisa voglia di ranafilia... Un po' sasso questo suono, sincero. Come ha fatto a non scoppiare dalle risate sto tipo? Ma se una rana mi venisse in mano... Oddio, no. Se una rana mi venisse in mano, rana... Se una rana mi venisse in mano, rat non è il massimo, Lo so, aspettate, fermi tutti. Non capiamoci male. Ci siamo già capiti male. Però se una rana mi facesse una roba del genere in mano, io esploderei, mio Dio. Sapete che c'è da una parte, meno male che ho le cuffie in questo momento. Sarebbe molto difficile da spiegare a qualcuno che cosa sto guardando. Ah, fuck, devo bere. Oh, che palle. Mi sto già pentendo. Un'altra rana. Fallo con il caffè che dopo un po' ti viene un arresto cardiaco. Vediamo. Cosa ha visto adesso? Oh, gli sta rubando il bastone. No. Basta. Gente che si ammazza vestita con dei pupazzi ci fa ridere. Qua per favore. Ma infatti è il modo nel quale è caduta, che non lo so, è un goofy a sound, metteteci ed è perfetto. E poi non ho mica capito che cos'è sta esplosione dei vestiti da rana, che è in Giappone, Cina, non ne ho idea. Beh, ora ho capito perché la gente ama le rane comunque dal video di prima, Oddio santo, mi è venuto il singhiozzo dal bere d'acqua, non è possibile. In genere bevi l'acqua per fartelo passare, no? Che cazzo è sto... Allora, non fa ridere, no raga, non fa sì, invece sì. Ridere questa qui, ok? Non fa... Si è spiaccicato sulla testa. Tu che ti guarda in questo modo non...
fa ridere, non me ne frega niente. Io avrei troppo preso il muso e avrei cominciato a squizzarlo. Questa è l'ultima volta che vedo una cosa del genere. Non fa ridere! Non me lo aspettavo. Un treno? No. Una ragazza che è una mozzarella, non ho capito. È un uovo messo al microonde e questa deficiente sta per far esplodere tutto. Ok. Dicevo, strano che non è scoppiato. Era un uovo. Ok, adesso si spiega. No, no, mi odio, perché rido, cazzarola. Non mi va. Perché? Perché al microonde, per la differenza di composizione delle uova, il riscaldamento e l'aumento di vapore di pressione interna del tuorlo coperto dall'albume rende tipo una sorta di... una sorta di bomba, non so come... All'interno l'albume si scalda in maniera diversa rispetto al tuorlo e l'aumento di pressione e vapore interna del microonde... crea una sorta di bomba. Ma non mi va, sono già pieno. Sì, però ripeto, non è che fa male, cioè non è che la prossima arma americana è lanciare delle uova, cioè lo dico. Oh mio Dio. Comunque ragazzi, vi do un pochetto di contesto sulla cosa che ha appena fatto questa ragazza. Molto probabilmente ha messo un uovo dentro un microonde. Se mettete un uovo dentro un microonde e lo riscaldate, l'uovo fa questa cosa. È stato strano lo scoppio ritardato effettivamente in questo caso qui, eh. Normalmente esplode subito, anche se lo guardate e basta. Invece qui tipo le ha fatto abbassare la guardia, si è avvicinata con la faccia. Lei si è messa anche le cuffie, ma pur facesse rumore. E l'è esploso addosso, ma questi sono piccoli dettagli. Questo è anche per YouTube, è a scopo informativo che stiamo mostrando questa cosa, ok? Mica, se YouTube ti demonetizza il video perché è scoppiato un uovo, quelli di YouTube hanno dei problemi gravi. Io non sto incitando il mio pubblico a far esplodere uova. Parla, gli sto insegnando che non si devono fare queste cose. Ma sono uova, non succede niente. Mo che cos'è questo? Ha tirato la granata. Vabbè, questo è un meme di Fortnite. No, 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 non sto ridendo, raga. Non sto assolutamente ridendo. Questa cosa non è per nulla divertente, va bene. Ecco, capiamoci, per favore. I vecchietti che fanno il balletto di Fortnite perché sono stati appena colpiti da una disco bomba, non ci interessa nulla. È tutto. Quante ricordi le disco bomba? Quanto regolare, ok? Ball. Un cane e una persona. Malu. 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 Bravo. Il modo nel quale l'ha guardato, oh mio Dio! Il cane ha proprio fatto, eh? Che succede? Aiuto! Non lo so. Parla la mia lingua, questo umano. Ti hanno insultato la madre, che cavolo è? Mio Dio! Tu parli in canese. Ovviamente, no, raga, allora, parliamoci chiaro. Quando io faccio, mio Dio! Così, non è una risata, ok? Deve essere la risata nel momento immediato. Se lo faccio io, mi ingroppa, eh? Del video. Tutto. Perché lo fai male? Perché gli farai bah, e allora lui pensa bah. Quello che succede dopo non esiste. Più che altro non esiste che berrò un altro goccio d'acqua, perché vi giuro che muoio. Sentite, se costringete una persona che non beve acqua normalmente a bere dell'acqua, cosa che sto facendo io per esempio in questo momento, questa persona muore. Ma tanto non è che bere 200 litri d'acqua ti idrata, te lo dico, ed è femmina, e allora sarà Lella. Sarà un cane Lella che ti vuole ingroppare, vuole sforbiciarti violentemente la rotula, e tu dagliela. H2O, ammazza. Non è disinformazione. Povera cana, poverina, scusa. Per YouTube è pura realtà, ok? Sapevo che c'era qualcosa che non ci fosse, che non andasse bene. Cosa? Vediamo. Oh! Oddio! Ma quanto? Io non gioco a Minecraft, non sto capendo. Ok. Dio cane, mi è venuto un infarto! Ma vaffanculo! Mi è venuto l'infarto, ma vai a cagare! No! Ucciso così da un'incudine! Ma come ha fatto? Che cosa è successo? Qualcuno mi dà un po' di contesto! Sono confuso! Ma vaffanculo, mi è venuto l'infarto! Vi giuro! È caduto al trucco più vecchio del mondo, non ci... Che cazzo è? Sembrava una puntata di Willy il Coyote! Non lo so, è molto tipo da cartone animato. Il personaggio che c'è. Sì, esatto! E qua non c'è niente, si guarda in alto. Bom! Ragazza? Ok. E si va a lavare tutti quanti i piatti e a pulire la casa. Madonna. 806. E si va a pulire. Posso la dire casa. Una cosa, raga? Assolutamente sì. Vabbè, dai, diciamo che qua... Con
con i pattini e si va. Una mezza risata ci sta, effettivamente. Questa mezzo sorso si può bere. Guarda, se spolmi rivale ti tiro un gancio destro che ti svita la mandibola. Cosa dovrei postare dopo essere andato virale? Non lo so, dimmi tu. Anche Ariana. She was a fairy. Non dovrei ridere di bambini che si autoimpiccano, però... Allora, fermi tutti. Questo si vede che è uno della Z Generation. È nato già pronto a impiccarsi, voglio dire. No, vabbè, sì, dai, questa conta come risata, però... Non dovresti postare questo. No, non posso ridere. Tipico italiano Z Generation, appena l'intelligenza necessaria a capire che non ha un futuro. Quindi, che raga, che cioè 5 anni. Tutta l'acqua che ho bevuto. Ho seriamente paura di ridere in questo momento. Ho portato mio figlio di 3 anni a pescare. Si vede che ce l'ha nel sangue. Vediamo. Sembra che stia in mezzo al cielo. Sì, è vero, con l'effetto è strano. Madonna, il singhiozzo. Fermi. Oh. Il pesce, madonna. Scusa, ma il pesce. Il pesce. Whee! Oh, il pesce vola un missile. Il pesce, whee! Non ha capito cosa lo ha colpito. E tanto che la bocca gli è rimasta integra. Ma che cavolo. Vedete, ragazzi, questo non è il modo di pescare, ve lo assicuro. Questo pesce è... Beh, in realtà è efficiente come sistema, perché il pesce è volato, quindi... È spawnato. È letteralmente... C'era? Non c'è più. Si è comportato come la mia auto. Che imbecille, Ralt. Vediamo un attimo cosa vedere prima di passare al momento gaming. Fermo, perché Rato tu vai da solo? Io ti metto in pausa e tu vai da solo alla cazzo di cane senza dirti niente di niente. Allora, vediamo un attimo. Cosa potremmo vedere? Ma sai che compro i prodotti più strani di Wish? Non mi dispiacerebbe come cosa. Però anche Bad Driver. Vediamo se Bad Driver ha fatto uscire un nuovo video, per curiosità. Perché non sono sicuro. Perché questo potremmo vedercelo anche con calma domani. No, non ha fatto uscire nessun nuovo video Bad Driver. Però non so perché... Però non so perché YouTube mi ha consigliato questo video qua. Non ho idea del motivo. YouTube me l'ha consigliato, non so perché. Io sono Jacinto il Grande! Toma! Chi serás imbécil, Jacinto? Todos mis antepasados son judíos. Ah, sí? Pues mira lo que tengo. ¡Hai Hitler! Non so perché YouTube mi ha consigliato questo video. Perché? Perché? Perché YouTube mi ha dato... Perché? Ma perché YouTube mi fa vedere... Ma che ban? Ma che cazzo dici? Ma perché mi fa vedere questo video? Scusate, che cazzo vuol dire? Che cazzo? Niente, così. Non so se sia un film comico spagnolo. Non ho capito. Ma che cosa, dissociamoci? È una scena di un film comico. Ma che cosa? Era un test. Ah, era un test. Va bene. Funziona! Ma pensa alla persona che si è inventata sta cosa. Ragazzi, non esiste cosa più paurosa che andare in montagna di notte. Scusa, compri i prodotti più strani di Wish perché vai in montagna di notte? Scusami. Oggi, signori, c'è un grande ritorno, ovvero i prodotti strani di Wish. Quindi direi di non perdere tempo. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. E niente, cazzo, direi c'entra? Di andare a vedere il sito. Allora, cerchiamo. Wish. Cosa sono queste allora, cose? Partiamo da quello che vediamo qua. Idoneo alla tariffa. Ma ragazzi, che cazzo sto guardando? Aspetta, mi tocca spostare la cam di nuovo. Che cazzo sto guardando? Cos'è sta roba? Un drone a 23 euro. Sì, sarà il drone della mutua a 23 euro. Qua c'è puzza di truffo, secondo me. Sì, anche secondo me. Questo è il drone che come lo provi a accendere ti esplode in casa. E ti mandano solo il telecomando, infatti. Quanto costano i droni? Costa tanto, cioè 23. Non 23 euro. Non 23, esatto, non 23 euro. Ah, questo pacco Hong Kong, chiaramente Wish. Cos'è? Una bellissima... Cos'è? Una bellissima confezione di Covid fresca... Una scatola nera... Oddio! Ragazzi, visto così sembra il drone della Chicco.
visto così sembra il drone della Fisher Price. Dire che la leggerezza è notevole, il che è una cosa positiva. Ma vola almeno? Chi vola di più? Ah, c'è un'app. Vabbè, scaricherò sul mio telefono questa app di dubbia origine. 2.9 stelle. Un'app che perde sempre il segnale, colpa anche del drone di scarsissima qualità. Beh, però zio, posso dire una cosa. Hai comprato un drone a 23 euro, ma che cazzo ti aspettavi? Un prodotto del Pentagono? Cioè, zio, che cazzo volevi? La roba che andasse su Marte? Cioè, a 23 euro è un miracolo che si alza, voglio dire, cioè... Stai connettendo? Non lo so. Il drone sta impazzendo, sta lampeggiando sempre di più. Oh, funziona! Allora c'è Nicola con la videocamera. Pazzesco. Allora, vedo già che la qualità video era capricciante. No, ma magari la qualità dello streaming, non lo sai, per 20 euro. È una figata! Secondo me non vola neanche, ma vediamo. Prova a farlo volare. Stai cliccando? Oddio! Ma vecchio, funziona! Lo sto controllando io, ragazzi! È difficilissimo. Ascolta. Prova a fare no. Vecchio, sei una bestia! Le vespe attratte dal suono del drone. Adesso arriva uno sciame di calabroni attratti dal rumore del drone. Simo, grazie. Scendi a terra! A terra! Clicca un pulsante! Vecchio! Ma questo era l'atterraggio! Cioè, io ho schiacciato a terra, vero? Ma che atterraggio è? Oh, almeno funziona! Guidalo te! Vecchio! Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù! Oh, siamo in due! Mica bella la qualità della grafica, porca troia, 144! Eccola, eccola! 4K! Cazzo! Sono andato! Oh mio Dio! Ho messo drone, altre due botte esplode. Spegni tutto qua. Ora capisco perché costa 23 euro. Però devo dire che è divertente. No, no, ragazzi, è divertentissimo. È pericolosissimo. Gialla, dolce, io croccante, ci lavoro con il bernoccolo, ci faccio le scansioni nelle lingue. Ah. Il mio costa 35.000 euro. Il tuo un pochino più professionale, voglio dire, quello lì. A meno avesse le eliche in lama, tipo che ti taglia la gola. Che cos'è questo? Questo è figo. Cioè, lo metti nel rubinetto. Cioè, è una cosa che metti nel rubinetto per fare il rubinetto. Hello there. Effettivamente, Pink, grazie per i due patino, grazie per i sami. Effettivamente, ragazzi, chi è che non vorrebbe un rubinetto da rubinetto? Io metterei una manopola da mettere sulla manopola della doccia per fare la manopola della manopola, perché... Poi puoi muoverlo, puoi girarlo. Ah, cioè, utilissimo. Io ho visto dei video su internet e sembra una cosa veramente interessante. Utilissimo poi per il rubinetto. Ok, prendila. Vediamo qua l'idraulica. La rubinetteria. Allora, questo è il rubinetto. Cioè, questo è plastica, vecchio. Madonna. Dov'è il mio arnese? L'esperto all'azione. No, non si riesce qua a svitare. Non c'è un altro arnese. Ah, dalle colpa agli attrezzi. A me fa esplodere l'impianto idraulico della casa, però. Sì. Guardatelo, l'idraulico. È fondamentale, ragazzi. Gli attrezzi sono importantissimi. No, vai via con quel fetore. Ah! Forse con questo? Sì. Ah, lo stai svitando? Secondo me fanno un casino. Perché sono un esperto, vecchio. Siamo riusciti. Ok, si sta avvitando. Pazzesco, guardala. Oddio. Puoi muovere. Era fuori dell'acqua che saprà di amianto e calcare da quel coso. Pallone. Guarda lì. Posso muoverlo in... Utilissimo. In tutte le direzioni. Momento della verità, vediamo se funziona. Vai. No, però esce tutto. No. Anche da esce ovunque. No. Ovunque. Ma sgorga ovunque, ma cos'è? Comunque, ragazzi, non so se avete visto, ma io non sono solo un content creator. No, io sono anche un idraulico di alta precisione. Sì, questa cosa è inutile. È una delle cose più inutili che abbia mai visto nella mia vita. Cioè... Oro, guarda qua che rubinetteria! E sapete cos'altro è più di quello che sembra? La borraccia di Airup! Questa è la magia! Rientrerà al momento di schifo delle borracce. Quindi mi raccomando, link in descrizione. Zio, questa cosa mi inquieta un sacco, sarò sincero, questa roba mi inquieta tantissimo. Per lavare i denti. Aha, sì, per lavare i denti, perché lo spazzolino effettivamente è troppo mainstream.
Che schifo. Toothbrush. Spazzolino da dito. Mi lavi i denti. Ma perché deve essere solo per neonati? Non capisco. Effettivamente. È che è il momento dell'igiene orale, per favore. Vediamo, unboxing in bagno. Madonna, è in plastica. Che schifo. Testiamo se funziona. Allora, lo inserisco all'interno del dito. Guarda qua, che bello. Sembra un Duracell sottovuoto. Zio, sembra che hai un'escrescenza di verruche sul dito. La circolazione sanguigna io in questo dito. Guarda che Würstel biancastro che è diventato. E che mi sta togliendo il sangue questa roba. Però noi siamo qua per testare l'igiene orale. Oh, che schifo. Cosa? È che sembra letteralmente di lavarsi i denti con un preservativo. La piastra della griglia. Però è sicuramente meglio che solo il dito. Beh, devo dire però mi sta venendo prurita le gengive a vedere sta ottimo roba. Ottimo risultato. Vecchio. Mi ha tolto tutto il sangue dal dito. Toglitelo. Il zio sembra un preservativo per micropeni. Questo sembra un preservativo per microcazzi. Sarò onestissimo. Un preservativo per gente poco dotata. Porca quindi. Miseria. Toglitelo, vecchio. Non riesco a toglierlo. Giura. No, vecchio. Vecchio. Dammi la mano! Metti il sapone! Chissimo! Ok, ho il dito freddo che mi pulsa! Raga, ma cos'è sta? In teoria è per cani, nella foto c'era un neonato. Brava, ma per piacere! Prossimo prodotto! Ah, è l'ombrello! Bello, questo devo dire pratico, comodo, funzionale, non è assolutamente scomodo. Diventa anche tu un parafulmine! Diventa anche tu un parafulmine mobile. No, beh, questo è comodo. Ragazzi, no, questo c'è. Assolutamente. Questo c'è. Direi che è il momento. Per aprirlo, ti tiro il collo. Ti prendo il collo, ti tiro il collo e ti si apre l'ombrello. Devo dire, comodo. Per le ragazze, metti due dita nella fica e lì si apre l'ombrello. Proprio. È pratico, sono connesse. C'è cioè il connettore wireless. Lo metti al clitoride, due dita nella vagina e la ragazza. Oh, e si apre l'ombrello. Proprio. Perfetto per testarlo. Ed è... Si bagnano, ma non si bagnano sopra. Pubblicità. Eccoci qua, signori. Innanzitutto, devo dire che è molto leggero. Devo dire, poi copre bene. Devo dire, copre benissimo. Proprio. Non ti bagni minimamente con sto coso. Adesso vediamo se funziona. Come va? Sì, cioè, ti bagnerai tutto, cioè letteralmente ti copri, non ti bagni qui, tutto quello che sta sotto qui ti bagni che ti fai il diventi fradicio. Mi sto bagnando tutte le mani. Sì. Beh, è ovvio, cioè, ma è largo 2 centimetri. Mi metto così, così è perfetto, vecchio. Devi camminare. Sì, cammini come uno che ha dei problemi gravi. È così che sei inquietantissimo. Ho cambiato maglietta in modo che si veda di più se mi bagno. Com'è la vita lì sotto? Beh, devo dire che guardandoti mi sembra che ti stai bagnando. No, è solo un'illusione, vecchio. Tecnica. È formato ludo. Questo va bene per Lezzi, per Lilith, che sono alte 20 centimetri, questo per loro va bene, però... Veramente, io vendo questa cosa, per me... Perché è alto come un essere umano, non come un nano da giardino, è un po' piccolo. Come se non piovesse mai, cioè non esiste più la pioggia per me. Stai dicendo? Io posso fare le mie cose, semplicemente cambio cappello. Vai fare un giro in bici. Ma no! Perché hai queste idee? Guarda qua, io sono un tutt'uno con la pioggia. Guardala come se ne va. Sei solo invidioso, Fred. Sei asciuttissimo, zio. Sa, è la vera libertà. Adesso però direi di vedere i risultati. Cosa ne pensi del risultato? Beh, devo dire che ti copre benissimo. Fa schifo. Fosse più grande sarebbe figo, però peserebbe di più, insomma, mi comincia a far già male. Bello, arrivi a casa asciuttissimo proprio, guarda. A testa, sinceramente. Ascolta, obiettivamente, cioè, per coprirti con sta roba ti serve un altro ombrello. Sì. Cioè... Protezione massima! Posso dire che sembra solo... Io mi leverei da lì, perché secondo me tra un po' arriva Zeus. Solamente no? Un venditore ambulante di ombrelli. Ombrelli! Scotch fluorescente. Cioè, scusa, tu vuoi dirmi seriamente che una staccionata diventa... Sì, ma dai, non ci crede nessuno. Così luminosa, non ci crede. Ma che cazzo, ma qui neanche i LED fanno quella luce, ma figurati lo scotch. È anche morto. Foto dei clienti, fatemele vedere. Ah, vediamo. Ma perché le illumini per darle... Ah, ok. Oddio! Oddio! Ma che... Sì, vabbè, ma che cazzo, ma cosa serve se gli devo sparare un faro da 80 gigawatt sopra? Cioè... Che figo! Questo potrebbe essere una decorazione interessante. Oh, ma che figo! Ma che schifo di pollice, sembra un dito del piede, ma cos'è sto pollice? Questo potrebbe essere una decorazione interessante. Cos'è questo? Ah, è lo scotch? È pochissimo! Cioè, guarda, sono 3 giri di scotch! Cioè, ma ste truffe, oh! Però fa stesso, a noi ci basta perché tanto dobbiamo testare
forse con la luce del sole riesce ad illuminarsi poi di notte. Prendiamo questa bici e andiamo alla luce. Sì, vabbè, ma cosa c'entra? Ma se devi illuminarlo, a cosa serve? C'è del sole. Sì, ma vecchio, ma siamo seri. È finito. Questo è lo scotch. Questo è. Questo è un truffone. Wish! Lo rimettiamo. Stacco questo pezzo e lo attacco qua. Ok. Uno qua. Ah, ok, qua è interessante. Tac. Adesso lasciamo qua la bici in modo che si illumini, ma nel frattempo possiamo testare un altro prodotto che abbiamo trovato su Wish. Questo qua, prego. Teoricamente anche queste pietre, come il nastro adesivo, assorbe l'energia luminosa. Anche queste sono tre in croce. Nice. Ma infatti, cioè, nell'immagine ce n'erano 7 miliardi e qua ce ne andate letteralmente 10. Ma che cazzo serve? Scusate. Che cazzo sono? Le pietre, cioè quello che facciamo è metterle qua. Ah, cioè le te... Wow! Questo renderà il nostro giardino molto... A buttare soldi, Più bello. Direi di lasciare tempo a queste cose di ricaricarsi con la luce del sole. Adesso proviamo altri prodotti, a fine video vediamo il risultato finale. Ah, che figo! Sì, questo se vuoi spaventare la gente oppure per attirare i dendrofili, se no... Oh. Ma che figo, cosa fa impressione? No, ma che guarda che... È impressione, sul serio! È che è bellissimo, no? C'è da prenderlo. Dai! È un po' diversa la foto da... È un po' diversa la foto da quello che abbiamo visto prima. Ma se con queste minchiate qua, fa schifo. Ma yeah. Sono minuscoli. Sono minuscoli. Ma è strabico pure, ma cos'è? Vabbè, ma cos'è? Cos'è sta roba? Quindi vuoi rendere vivo quest'albero? Sì. Ok. Vediamo, attacchiamolo qua. Ok, e quello è un occhio. Sta prendendo vita. Eccolo qua. Cioè, sembra davvero fatto per questo. Questo qui sembra un albero che si è fumato 27 cannoni, però. L'albero qui. Cioè. Come si chiama? Diamogli un nome. Stecco. Stack. Stack. Vecchio è Stack lui. Guarda. Questo è lo sguardo di uno che ha appena visto la morte, o ha dei flashback del Vietnam, o si è appena fumato 50 kg di marijuana. È lungo, magro, è Stack. Deciso. Stack. Ciao Stack. Ciao Maybe. Stack. Grandissimo. Posso dire che da lontano è ancora più brutto. Terribile. Posso dire? Sembra un tossico. Stack. Sembra un... Esatto. Cioè, tossico, come lo chiami un tossico albero? Stack. Cioè, guarda, no, sembra io. Ehi, dammi un po' di... dammi un po' di fertilizzante, se... Cos'è? Gel Ball Blaster. Una pistoletta che spara... Gel, sì. Ah, cioè c'è la pistola. Ah, ok, il modello. Ma scusa, perché è diventata una pistola? Ma quanto costano queste stronzate? Ma scusa, io voglio un fucile. Ti dicono che c'è la mitraglietta e poi ti mandano la pistola. Ma infatti. Lo scopriremo. La mitraglietta. Allora, vediamo. Madonna, ma è gigantesca. Porca troia. Oddio. Sì, ma pesa pochissimo. Cioè, si vede che è proprio fatta di plasticozzo puzzolente. Ma ci hanno dato i gel. Sono questi. Questi sono i gel blast. Mica. Devi mettere l'acqua. Affinché le palline prendano la forma ci vogliono 3 ore. Dai. Devi metterle tutte qua dentro e riempire di acqua. Chiudo col tappo. Adesso questo lo lasciamo qui coperto. Sì, mica, però per divertirsi ogni volta 3 ore che 2 coglioni. Poi non le recuperi più, quindi è monouso praticamente. Aperto e ci vediamo fra 3 ore per vedere il risultato. Oh, cavolo, sono tantissimi. Sì, ho capito, ma è monouso. Poi le perdi, cioè non servono un cazzo. Sì, ecco qua. Assurdo. Adesso si vedono. Ora in teoria è pronto. Ok, mettiamoci i dispositivi di sicurezza. Ti preparo un bersaglio qua. Guarda, wow. Perfetto. Devo riuscire a prenderlo. Oddio, l'hai colpita, la scatola. Sì. Però sono tipo palle di acqua. Sì, che esplodono. Ma quindi le palle di gel... La pistola è anche figa, il problema è che spara robe inutili. Esplodono quando toccano il bersaglio. C'è solo un modo per scoprirlo. No, lo sai che... Aia! Oh! No, non fa male in realtà. Fammi sentire. Sono palle d'acqua. Ah! Vecchio! Non fa male lui per tirare fuori una pistola vera a proiettili. Non fa male, bam! No, no, non fanno male. Ma effettivamente no. Però li senti. Prova così. Tira fuori una Glock calibro 11. Ah! Ammirate la potenza di questo coso. Potentissimo. Pazzesco, una figata. Pazzesco, passa, possiamo buttarlo perché non sono più palline. Questo coso. Cosa fai? Non so. Ah! Bellissimo. Cos'è sto laser?
Sì, che cazzo è la trivella laser della NASA? Che cos'è? E sulla luna la potenza massima. Io avevo un amico che aveva un laser che andava tipo in cielo, però non l'ha preso da Wish, l'ha montato lui. Cioè, Madonna! La morte nera. Santa! Quanto cacchio illumina sto laser? Cioè, una spada di Star Wars. Bisogna vedere se è vero o no, perché... Ragazzi, non chiedeteci perché questo pacco lo apriremo qua, ma lo apriremo qua e zitti tutti. Esatto. Ma un albero di cacchi, tipo questo, quando fa crescere i cacchi, sta cacando. Perfetto, e dopo questo possiamo aprire il la... Vecchio, è già rotto. Perfetto. Perfetto. Si è storto. Serve una batteria qua dentro. Vai. Credo uno a scavando. Oh, funziona! Funziona! Funziona, meno male. Pazzesco, al primo tentativo, vecchio, electrician. Allora, adesso però per testare veramente la potenza di questo laser, perché secondo Wish sta cosa è super potente, appena ci sarà buio, Nicola verrà qua in questo punto, mentre io e David andremo sopra questa montagna. E da questa montagna punteremo il laser e vediamo se riuscirà ad arrivare fino a qua. Che è un po' tantino la distanza, È molto distante, fidatevi. Ragazzi, benvenuti nell'ombra, siamo un po' tantino. In cammino. Magari vedi un puntino, però... Ragazzi, non esiste cosa più paurosa che andare in montagna di notte. Chi è la persona più random che potresti vedere in questo momento? Jeffrey Dahmer. Che palle. Basta, io non faccio più video di Wish. Cosa facciamo? Li chiamiamo? Sì. Sta chiamando, sta chiamando. David? Ehi. Noi ci siamo, accendo la torcia. Vado? Vai. Si vede più grande della luna. Va bene, la torcia, ok. Ma questo secondo me non l'ha presa da Wish. Madonna santa. Ma non siamo venuti qua a testare una torcia. Adesso lo punto verso di loro e vediamo se lo vedono. Eccolo. Oh mio Dio. Vecchio, cioè, sul lago. No, funziona. Fa tipo un diametro di 3 metri, vero? Sembra tipo un faro concentrativo. No, funziona. Il mio verde è impressionante. Io non avrei mai detto che si vedesse. Cioè, io pensavo di no, pazzesco. Questo non è uno scam, incredibile. Questo è Wish, buono, signori. Veramente. Comunque adesso capisco perché dicono di non puntarlo in cielo. Perché Specialmente negli occhi. Questo non è uno scam. Vado un attimo al Walter Paper, scusa. Allora, dobbiamo picchiare gente. Oh, io so.